È stato siglato presso il Palazzo del Governo in via Tasso 8 a Bergamo la presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia del prefetto di Bergamo Enrico Ricci e del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il protocollo d'intesa truffe agli anziani 2020-2021. La sottoscrizione del protocollo si inserisce nell'ambito dell'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno e rivolta a 50 comuni capoluogo di provincia con popolazione anziana più numerosa, tra i quali figura Bergamo, per la realizzazione di campagne di tipo divulgativo e formativo, misure di prossimità nonché interventi di supporto anche psicologico alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio. Con la firma del documento l'amministrazione comunale di Bergamo si è impegnata a realizzare interventi rivolti all'ascolto e all'informazione degli anziani che costituiscono un valido strumento per prevenire la diffusione dei fenomeni di truffa tra le fasce più vulnerabili della popolazione. Nel dettaglio, l'iniziativa progettuale è finalizzata a fornire supporto psicologico agli anziani vittime di una truffa e a quelli del tessuto sociale più fragile, pertanto più esposti al rischio, mediante colloqui individuali con un professionista. A rafforzare la vigilanza dei familiari e di coloro che si prendono cura degli anziani attraverso workshop di formazione che offrono gli strumenti per comunicare all'anziano le situazioni di rischio, offrendo informazioni sulle modalità con cui vengono realizzate le truffe e sugli accorgimenti da adottare per scongiurarle. Nell'ambito del progetto sarà realizzata anche una campagna cross-mediale sulle varie tipologie di truffa e sulle modalità di difesa, che prevede la realizzazione di video e di spot radio in cui alcuni testimonial della polizia locale dispenseranno consigli agli anziani.